Ciao ragazzi, nuovo video tutto tech. Come detto poco tempo fa, cerchiamo di entrare un po' più nello specifico per quanto riguarda l'app OhmyO e cercheremo magari di metterla anche a confronto con quella che è l'app Smart Life di Tuya, in modo tale da farvi vedere le differenze che ci sono. Ricordatevi ragazzi, mi raccomando, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e di lasciare un bel mi piace, mi raccomando. Ma adesso lanciamo la nostra sigla! In questo momento potete vedere le due app a confronto, quindi da una parte abbiamo OhmyO e dall'altra Smart Life. Possiamo subito, da un primo impatto, vedere si differenzia esteticamente. Intanto per la colorazione, nell'app di OhmyO troviamo la colorazione arancione e nell'app Smart Life blu, questo per i tasti di aggiunta prodotto e per le configurazioni, i vari menu che troviamo nella parte in basso. Questo per richiamare il colore del brand di OhmyO, quindi una personalizzazione completa sotto questo punto di vista. Troviamo nella parte in alto a sinistra il nome account, scorrendo sotto le condizioni meteorologiche. Nella parte sotto troviamo la differenziazione delle varie stanze create e sotto il dettaglio di tutti i prodotti installati. Nella parte in basso troviamo anche le icone che sono fatte in maniera diversa, quindi c'è stata una personalizzazione anche dell'icona casa che è differente da quella di Smart Life. Smart troveremo degli ingranaggi, a differenza di Smart Life che c'è il simbolo del sole, e profilo dove in OhmyO abbiamo un taccuino, invece su Smart Life troveremo Mi con il simbolo di un omino. Tornando a Smart, qui abbiamo la possibilità, ecco vedete, anche qui è stato ottimizzato tutto, quindi qui non potrete avere problemi di incomprensione, in quanto nella parte in alto su OhmyO trovate scritto scenario, invece su Smart Life troverete scritto esecuzione, che poteva lasciarvi un po' perplessi, diciamo, nella scelta. Cliccando i tre trattini in alto a destra abbiamo la gestione delle scene e i registri scene in entrambi i casi. Cliccando il tasto più in alto a destra possiamo vedere che le schermate sono molto similari. Quello che cambia è la scritta in alto, ad esempio, che su OhmyO viene spiegata un po' meglio crea scenario automazione, dall'altra parte è crea smart. Secondo noi questo può creare un po' più di confusione, quindi un elogio maggiore va su quella che è la app di OhmyO. Poi cliccando in basso a destra su profilo abbiamo in alto i dati con cui è stato creato l'account, il menu gestione casa, il centro messaggi, FAQ e feedback, servizi aggiuntivi, configurare. Anche qui il menu è tutto personalizzato a livello estetico. Cosa interessante, nel feedback Smart Life ha dei bug, soprattutto nella sezione FAQ. Andando in riporta problema, abbiamo sostanzialmente la stessa tipologia di segnalazione da poter inoltrare, ma OhmyO ha un proprio servizio clienti dedicato, quindi la segnalazione che voi inoltrerete verrà gestita direttamente da OhmyO, ricordiamo, da azienda italiana. Infine, aspetto secondo noi fondamentale e importantissimo, e che fa risultare l'app OhmyO un plus rispetto a Smart Life, si ha dalla funzione aggiungi nuovo dispositivo, quindi il più in alto a destra. Cliccando, Smart Life presenta decine e decine di menu, di cui poi ci sono centinaia di prodotti come sottomenu, e quindi ogni volta la ricerca risulta essere lunga e articolata. La forza dell'app di OhmyO sta proprio nel fatto che presenta solo ed esclusivamente prodotti OhmyO. Quindi tutto il comparto elettrico con le prese, gli switch, l'illuminazione con tutte le lampadine, i sensori, gli adattatori, eccetera, eccetera.
Presente anche una nuova metodologia per il riconoscimento e l'aggiunta quindi di nuovi dispositivi. Possiamo o procedere a una scansione, quindi che avverrà in base alla tipologia di prodotto o tramite Bluetooth o tramite Wi-Fi o Zigbee, e quindi automaticamente, una volta che daremo corrente al nostro dispositivo, questo, tramite questa ricerca che potete vedere anche visivamente, verrà rilevato. Oppure, ulteriore funzione, tramite il QR code, quindi andando a scansionare il codice QR del prodotto. Andiamo ora ad analizzare più dettagliatamente l'app di HomeIO. Nel menu in basso centrale Smart abbiamo la possibilità di crearci i nostri scenari tramite il tasto in alto a destra più. Qui possiamo impostare una condizione per la quale poi verrà configurata un'attività successiva, e quindi potremo usare quando il meteo cambia in determinate maniere, pianificare tramite un orario, quindi a questo orario fai questa cosa, oppure in base allo stato di un determinato dispositivo. Quindi per esempio la telecamera ci propone, se c'è un movimento sì o no, di attivare magari per esempio direttamente l'allarme. Vedete, tutti i sottomenu e tutti i menu sono stati completamente personalizzati da HomeIO, quindi ogni prodotto è stato analizzato naturalmente da HomeIO e creato ad hoc un proprio menu. Non è stato ripreso nulla di specifico da Smart Life e Tuya, quindi c'è stato un grande lavoro dietro. Quindi andiamo a vedere come si crea uno scenario che poi verrà riconosciuto automaticamente dal nostro dispositivo domotico. Quindi tasto in alto a destra più, tocca per eseguire, aziona dispositivo. Noi andiamo a fare l'esempio, stiamo uscendo di casa e vogliamo attivare quindi l'allarme con modalità totale e facciamo salvare. Facciamo avanti in alto a destra, poi sempre in attività clicchiamo sempre il tasto più, aziona dispositivo e selezioniamo Smart Eye On. Si attiverà il motion camera. Facciamo avanti, qui lo possiamo rinominare anche esco da casa e salviamo. Qui possiamo dargli un'etichetta, volendo scegliere il colore, l'icona da assegnargli, facciamo l'omino che esce di casa appunto, o un'immagine, quindi scegliamo l'omino, e volendo possiamo scegliere se farci mostrare questo scenario che abbiamo creato nella home page dell'app oppure no. In questo caso la lasciamo, facciamo salvare e come potete vedere in alto esce già la notifica da parte del nostro dispositivo Amazon che ha riconosciuto un nuovo scenario. Andando invece in automazione, vi basterà ripetere le stesse azioni fatte nel menu scenario. Dopo aver creato il nostro scenario e la nostra automazione, dobbiamo, per poter interagire con il nostro dispositivo di Amazon, andare a creare una routine. Come potete vedere noi l'abbiamo già creata, ma comunque è semplicissimo, basterà cliccare su più, nome della routine, la chiamiamo esco, avanti, quando questo accade voce, la chiameremo sto uscendo come comando da impartire al nostro dispositivo, aggiunge un'azione più, casa intelligente, controlla scenario e andiamo a selezionare lo scenario che abbiamo creato appunto sull'app HomeIO. A questo punto clicchiamo il tasto salva ed ecco qui la routine pronta ad essere utilizzata. Ed ora facciamo la dimostrazione. Alexa, esco da casa. Andiamo. Per esempio, potremo andare a pianificare che alle 10:40 e la ripetizione la possiamo scegliere noi, quindi o solo una volta oppure andare a selezionare direttamente il giorno o i giorni in cui ci interessa. Quindi alle 10:40 voglio che mi attivi la telecamera,
con il movimento, quindi metterò on e salvare. Facciamo tasto avanti, sempre in alto a destra, e come vedete qui ci fa un riepilogo della condizione, dell'attività che andrà a svolgere, il nominativo e l'icona con il colore oppure l'immagine che potremo andare ad applicare al nostro scenario. Anche queste le immagini tutte personalizzate da Umayo, come anche l'icona del colore. Da qui potremo anche andare ad aggiungere ulteriori condizioni o ulteriori attività, quindi per esempio facendo il tasto più a fianco a condizione potremo anche dirgli che oltre che alle 10:40 ci deve essere l'allarme di emergenza attivo, quindi alle 10:40 con l'allarme attivo si dovrà attivare la telecamera. Clicchiamo il tasto salvare. Ho trovato un nuovo scenario chiamato si pianifica 10:40 10 quarti, smaltire 4,0 movimento on, e potrei controllarlo dicendo accendi si pianifica 10:40 10 quarti, smaltire 4,0 movimento on. Come avete sentito, Alexa ha subito riconosciuto lo scenario creato, immediato proprio. Quindi a questo punto lo scenario creato viene riportato all'interno del menu automazione e qui molto intuitivamente troveremo anche delle icone che ci vanno a riassumere quello che abbiamo appena creato, quindi un'impostazione di un orario, il simbolino dell'allarme che dovrà essere attivo, cosa fa? Attiva la telecamera. Da qui possiamo disattivarlo o riattivarlo naturalmente. Infine, andando nell'ultimo menu in basso a destra, profilo, troviamo nominativo con cui è stato creato l'account e cliccandoci possiamo modificare la foto del profilo dalla nostra gallery, modificare il nome, andare a visualizzare i menu relativi alla sicurezza, impostare l'unità di temperatura in Celsius o Fahrenheit e impostare il fuso orario. Dal menu centro messaggi abbiamo tutte le notifiche naturalmente relative ai nostri prodotti Umayo. Le notifiche relative ai membri del nucleo familiare, quindi che avremo aggiunto, che vedremo dopo, no, e gli avvisi che manda direttamente Umayo in riferimento o a prodotti o direttamente all'applicazione. Nella parte in alto a destra troviamo le impostazioni delle notifiche, in questo caso tutte attive, relativa a tutto quello di cui abbiamo appena finito di parlare. Continuando i sottomenu del menu profilo abbiamo FAQ e feedback. Qui vi trovate subito un elenco di domande più frequenti con la relativa risposta fornita da Umayo. Anche questo tutto un lavoro dedicato e personalizzato da parte di Umayo. Nella parte centrale in basso troviamo il menu eccezione rete, dove potremo andare a fare la diagnosi della nostra rete per capire se ci sono dei problemi di collegamento, e nella parte in basso a destra abbiamo un vanto di Umayo, cioè la segnalazione di eventuali problematiche o dei feedback. Qui potete andare a selezionare tramite l'apposito pulsantino il tipo di dispositivo di cui vorrete segnalare il problema. Avrete il menu a tendina per poter selezionare la tipologia di problema, il metodo di contatto che preferirete utilizzare, quindi telefono cellulare o indirizzo email, e caricare anche un massimo di 3 fotografie, quindi per poter far vedere visivamente il problema al servizio clienti Umayo. Cliccando sul menu servizi aggiuntivi abbiamo l'accesso di terze parti, quindi la nostra amica assistente di cui leggete il nome, non lo dico per non farvi attivare tutti i dispositivi, e con Google Assistant. Quindi questo punto l'abbiamo già trattato e spiegato nei video precedenti, quindi se volete andatevi tranquillamente a rivedere. Infine abbiamo il menu configurare, da qui possiamo accedere alle impostazioni del nostro account che abbiamo già visto nel menu precedente, attivare o disattivare i suoni, le notifiche che comunque abbiamo già visto anche queste nel menu precedente, la possibilità di differenziare le notifiche. Nel menu info troviamo la prima voce valutaci,
Un aspetto molto importante per HomeIO per poter avere riscontri sulla funzionalità dell'app e quindi che venga espressa con una valutazione nei loro confronti. Quindi cliccandoci vi riporta allo store e qui potrete dargli la vostra valutazione. Come potete vedere continuano a crescere le valutazioni di HomeIO, proprio in diretta lo stiamo vedendo, e anche il livello di valutazione è altissimo, siamo a 4,6 su 5, quindi un'ottima applicazione. Abbiamo tutte le informazioni su HomeIO, sulla privacy, accordi, licenze, insomma tutte cose un po' burocratiche che generalmente non si stanno lì ad analizzare. Inoltre, anche questa cosa fondamentale, HomeIO va continuamente ad aggiornarsi in parallelo con Tuya e offre sempre nuove personalizzazioni ai miglioramenti che vengono proposti. Troviamo poi il menu gestione casa, dove troviamo il nome account con cui è stata creata, tutte le informazioni, il proprietario, adesso sono oscurate ma sono presenti tutte le informazioni e la posizione esatta in cui è la vostra casa. Da qui potrete anche andare ad aggiungere un ulteriore membro alla vostra casa, quindi l'altra persona, cliccando su aggiungi membro, potrete scegliere come effettuare anche l'invito, quindi o tramite l'app HomeIO, o messaggio, o mail, o copiare il link di invito, oppure facendo altro vi apre veramente qualsivoglia possibilità di invito. Adesso io non ho inserito nessun nominativo, ma una volta effettuato l'invito, il nuovo partecipante avrà 3 giorni per poter accettare o declinare l'invito. Da qui possiamo anche creare una nuova casa, aggiungere le stanze e indicare la posizione. Quindi magari avete la casa in montagna, la casa al mare, con i loro prodotti installati lì, potrete andare a creare con la stessa applicazione anche la seconda casa e quindi poter gestire entrambe le case con una sola applicazione. Volendo poi c'è il tasto aggiungi una casa, quindi cosa cambia? Andate a contattare un altro utente che ha già creato una propria casa e chiedete di condividerla con voi direttamente, quindi tutte le informazioni già create sul suo account vi verranno riportate anche nella vostra applicazione. Conclusa anche questa presentazione, speriamo di essere stati abbastanza specifici nel farvi vedere tutte le varie cose che si possono fare con l'app di HomeIO. Ringraziamo nuovamente la società per averci spedito questi prodotti e averci dato la possibilità di testarli. E per questo video è tutto, ragazzi, alla prossima. Ciao ragazzi.